Allora, buonasera a tutti. Adesso aspettiamo che si colleghino un po' di persone. Buonasera. Allora, intanto benvenuti a tutte le persone che si stanno collegando, benvenuti alla rubrica Punto Festival. A chi sta salutando, benvenuti. Adesso aspettiamo la mia partner Agnese che sta arrivando. Ok. Ti ho sentito in difficoltà. Benvenuta, Ok, ciao Agnese! ciao! Benvenuti a tutti. C'è una fantastica Golden Hour. Io lo sfrutterei bene adesso È che in vero, Instagram c'ho proprio la luce perfetta, non devo usare filtri e tutta roba quello che abbiamo naturale. detto. No, è evidente che non sto usando effetti. Allora, io non so che cosa hai detto perché a un certo punto per collegarmi faceva cose strane. Mi senti? Allora, io ho solo dato il benvenuto alla Ma nostra. c'è Sì, ti sento. Intanto ti sento un parlare, però. Ok. ritardo? Sì, mi sa. Aspetta, aspetta. Ok, non ti Ecco, sentiamo forse, più. ecco, Ok, adesso un sì, po' meglio, eccoci. vero? Un pochino meglio? Sì, Ok, vedi. meglio. Riesco a vedere le tue La mosse. mia Golden Hour la vedi? Allora, adesso Ah, no, non ho detto non hai detto niente. Come niente. non hai detto Ho solo dato niente? il benvenuto. Ma sei una cattiva. Ho dato il No. benvenuto. Brava. Che cosa stiamo facendo noi adesso? Allora, siamo alla rubrica Punto Festival delle 19. Ci vedrete sempre qui, vedrete sempre le nostre facce fino alla fine di questa edizione. E Ieri è iniziata sempre la alle 19. dodicesima edizione, avete visto l'inaugurazione da San Carlo ai Catinari, e la trovate il link su YouTube e in qualsiasi altro punto dove Silvia sia arrivata per inviarvi notifiche spam di qualsiasi genere. E ora siamo qui su Punto Festival, che è un po' lo spazio dedicato soprattutto al concorso Alta Fantasia, quindi ai giovani. Usiamo questa parola per i giovani. Vedete, infatti, che si stanno un sacco di Sa che i cuore. giovani non è tanto giovani, Ma io come. lo so, ma tu pensi che io non lo sappia? Cioè, tu veramente pensi che io non lo sappia? Veramente. Sì, però Fuori, scusami, esci, non ti volevo vai, esci fuori, vai interrompere. via da questa cosa. Allora, stiamo prendendo tempo in attesa di Paolo Pasquini, direttore, chiamiamolo ancora direttore del Festival Dantesco, ideatore un Io tempo, non l'ho no, detto. non lo so, non lo so, nel frattempo io sto vedendo un sacco di nomi nuovi e noi abbiamo mandato. Esatto, abbiamo mandato un link sul gruppo WhatsApp dei partecipanti. Esatto, Pablo Piga, direttore ancora per poco, certo, è evidente. Anzi, tira su Pablo, tiralo, non so come perché lo devi controllare te, non posso farlo io. Ecco pure Pasquini, ma io posso, no, non posso, devi tirarli su te, tesoro. Vabbè, sfrutteremo questo spazio. Abbiamo mandato questo messaggio su WhatsApp con un mega gruppo con tutti i partecipanti, i rappresentanti dei partecipanti di questa edizione speciale perché è il settecentenario più uno. Qual è stata la cosa principale, la novità, più novità del concorso? Allora, quest'anno, oltre alla categoria video, abbiamo anche categoria foto e meme. Sono stata abbastanza. Esatto, un po' per il Covid, quello che un tempo era la parte del concorso, tutto teatro,
si è andata a fare un po' benedire, ma solo per il momento, perché siamo usciti dallo stato di emergenza, anche se il Covid c'è ancora, e già stiamo organizzando la prossima edizione che vedrà unite la sezione under 20 e la sezione over 20 under 35 per il prossimo marzo 2022. E quest'anno abbiamo detto, vabbè, ma perché non ampliare anche a foto e meme, perché ridere, che dice Paolo Pasquini? No, scusa, mi ha distratto il commento di Paolo che dice tesoro, puntini, puntini, grossissimo modo di chiamare Paolo, abbi Silvia. il coraggio di dircele in faccia queste cose, intervieni direttamente nella diretta. Perché non Esatto. interviene direttamente nella diretta e non hai il coraggio di dircelo? Forza, su, alzati, arriva, vieni. Quante foto, quanti meme. Ma dillo te, ma sali su e dillo te. Allora, abbiamo ricevuto tante proposte più di quest'anno. Vedete che faccio così perché in realtà le sto cercando. Dunque, sono 24 le foto che partecipano, le opere di foto che partecipano. Per opere si intende anche un portfolio, cioè più o meno file, slide o quel che si voglia intendere. Tra i meme non li diciamo perché dico prima le foto. Perché non so te, Fede, stavi parlando, parla, non ti devo interrompere, vai. Stavi sbagliando No, non è nome, vero, no, Agnese, io dillo. no, assolutamente. Che stavi per dire? No, mi sono interromputo. Non è Bitch. successo. Dai, no, no, no. Allora, la notizia è che adesso in diretta pubblicheremo tutte le opere della categoria foto. Esatto. E Adesso pubblicheremo le foto, alle ore 21 pubblicheremo invece tutti insieme i meme. E purtroppo abbiamo avuto un problema tecnico e si sono rovinati alcuni file. Agnese sta male a priori, Paolo Pasquini. Si sono rovinati alcuni file e quindi dobbiamo attendere che ritornino alcune opere video e visto anche perché i video ormai sono già 2 o 3 edizioni che li facciamo, a questo punto arriveranno dopo, mentre le foto che sono stata piacevolmente sorpresa di vedere alcune opere veramente interessanti, devo dire, alcuni hanno anche, non so se si può dire barato, però hanno screenshottato, hanno fatto una foto a delle opere grafiche che io ho comunque molto apprezzato. La cosa particolare di queste opere grafiche è che alcune raccontano proprio un percorso e via al voto social. Allora, prima Paolo devo Paolo si blocca. pubblicare. Vai. Allora io intanto dico una cosa, che adesso parleremo del voto social, ma che questa mattina alle 11 è stato pubblicato sul nostro profilo un reel in cui, nel quale insomma trovate tutte le informazioni che però noi adesso ripetiamo e ripeteremo fino alla notte. Esatto, io mi sistemo intanto. Le regole sono semplici, è un voto quantitativo, non qualitativo, o meglio, l'opera per opera si intende anche il portfolio di foto, non il singolo file, che otterrà più reaction, cioè anche i grr valgono, cioè quindi a chi si sta antipatico e vuole fare un dispetto a un'altra opera mettendo i grr o i dislike, valgono lo stesso, mi dispiace. Like, commenti, condivisioni e noi leggeremo sabato prima della premiazione i dati Insight e quelle opere che avranno smosso più movimento vinceranno il premio Social. Dove possono trovare le loro opere per condividere e far sì che si votino? Allora, trovate i video sul nostro canale YouTube e anche sulla nostra pagina Facebook, mentre le categorie foto e meme le trovate esclusivamente sulla nostra pagina Facebook.
Quindi votate la vostra opera preferita, mettete tutte le faccine che volete, i commenti, le condivisioni e noi ne terremo conto. Assolutamente. Allora, Paolo, giustamente io scherzavo sul fatto che hanno barato, chiaramente, che qualcuno mi ha fatto presente, ma se sono disegni, cioè, no, vale lo stesso, non c'è problema, anche perché sennò non sarebbero state selezionate. Allora, riesci a far salire su i Paoli? Se la stessa persona, Allora, intanto, tu fai salire su, io vedo i commenti, se la stessa persona fa più commenti, vale ogni singolo commento? Ci Tommasi Lampedusa, vediamo, sappiamo che voi siete particolarmente interessati. No, diciamo che i commenti saranno cumulativi e calcolati in base all'algoritmo che lo darà, che fa lui un calcolo specifico delle cose. Per ora si intendono anche le raccolte o i portfolio. Sì, eccolo! sì, Ciao per Paolo! opera intendevo, mi è partita la scritta, per opera si intendono anche le raccolte, non solo la singola Esatto. foto, no? Le opere che sono state pubblicate in base a come la scuola le ha di provenienza, l'istituto le ha iscritte, sono state pubblicate così, o cioè il singolo file o cumulativo. Saranno pubblicate sotto forma di album sul nostro profilo, pagina Facebook del Festival Dantesco. Andate ora, non è perché io sto aspettando ancora un po' che qualcuno si colleghi perché vedo nomi e cose che si muovono. Sono gli album racchiudono più foto, una o 20 foto, diciamo, file, chiamiamoli così, perché poi alcuni hanno allegato anche una doppia foto, un'altra immagine che è da spiegazione, quindi li troverete tutti qua. Allora, mentre io faccio questa grande operazione di concetto, aspetta, prendo un altro po' la Golden Hour, Paola, hai notato guarda, la Golden guarda, guarda Hour? che bella, vedi, ma perché lo so. Agnese non Ma ce lo l'ha sto fatta. facendo perché stiamo parlando della categoria foto, quindi è bene parlare della Golden Hour e facendo le persone un attimo serie. No, c'è un caso che purtroppo non sono riuscito a contattare la docente, c'è il caso di Gorizia che ancora è, perché ha partecipato iscrivendosi alla categoria meme. Però in realtà noi riteniamo l'opera più giusta per la sezione foto, quindi se loro ci daranno il consenso, una delle opere per ora incasellate come meme emigrerà nella sezione foto. Però ovviamente vogliamo chiedere il consenso alla docente della scuola di Gorizia. In ogni caso, grazie a tutti quanti, chi ci sta seguendo, dei partecipanti per aver partecipato, per aver usato il proprio tempo per creare queste opere, siano esse meme, foto, video, e che speriamo tutti quanti vi siate divertiti nel farlo, nel fare una composizione di foto o un set fotografico, ma soprattutto vi siate divertiti con i meme a cui soprattutto Paolo tiene particolarmente perché finalmente è riuscito ad aumentare la percentuale di risata all'interno del concorso. Apriamo il fan Cioè, club? No. potrebbe bastare la tua voce raffreddata per la risata, però insomma anche i meme e Luigi Facchino dice che tu sei più in forma che mai, in realtà ha 38 e Grazie, mezzo Luigi. di febbre, un Covid sospetto, farà il tampone domani, Vedrà, quindi vediamo come va. Però no, sono carica, sono carica. No, sì, lo vedo. Silvia, fai qualcosa per favore, di qualcosa. Io, Paolo allora, mi Mutarelli, trovo dov'è sempre in Paolo questa Mutarelli? situazione. Allora, Paolo Mutarelli lo invitiamo. Non fare l'ignavia. Allora, per tutti, Ignava! che ho detto io? Non fare Oh, l'ignavia! intanto Claudia Tortora, grazie a voi. Gli alunni si sono divertiti tantissimo a ideare il video e a realizzarlo. Che bello, grazie. Allora, visto che vedo che stanno partecipando Eccomi! attivamente, eccolo Buonasera, Paolo! buonasera al mondo del Festival Dantesco.
Ciao, super Paolo. Paolo, che avete conosciuto in passate edizioni del festival con svariate rubriche, Dante, Poveri voi. cos'era, sport, film, eccetera. Adesso ci fa Dante compagnia Lode, sì. Dante Lode, qualsiasi cosa. E a proposito di Lode, lo abbiamo lasciato respirare un pochino questa edizione proprio perché si è laureato anche lui e ha preso l'alloro anche il dottor Paolo. L'altro Paolo, L'altro Paolo. così. Vedo che però sono collegate diverse persone che hanno partecipato, referenti o proprio partecipanti. Se avete delle domande da farci sul Salutiamo concorso, Simone Terreni, il grande eccolo, Simone si è amico, collegato. direttore artistico della passata edizione del Festival Dantesco Toscano, bellissima Castel Fiorentino. C'è anche Luigi che è un disturbatore seriale, ma no, non è vero, è un grande amico, Luigi Facchino. Se avete domande sul festival, sulla parte del concorso Alta Fantasia, prego, andate, io così, soprattutto parlate voi così io posso concentrarmi e fare la mia bellissima faccia concentrata per condividere tutte insieme le foto in gara. Wow, così. Bene. Allora, innanzitutto vorrei un attimo l'attenzione sulla faccia concentrata di Agnese, poi magari andiamo avanti. No, va bene, facciamo le persone serie. Il premio social è uno dei premi speciali. In mezzo ci sarà il premio Alta Fantasia, dato dalle segnalazioni di tutti gli ex partecipanti, tutti gli ex vincitori del Festival Dantesco, ma c'è anche un premio più serio, in un certo senso, più di riflessione. Paolo, questa è un'idea che è forte, che nasce soprattutto da te, se vuoi. Sì, il premio articolo 27, però intanto ecco, poi se riusciamo a far salire Simone, direttore, tra le mille cose dantesche, gira l'Italia con questi incontri di formazione professionale per manager centrati sulla commedia, una cosa originalissima, magari lo invitiamo o a salire qui o nei prossimi giorni. Direttore artistico, tra l'altro, della nostra edizione toscana, tenutasi a novembre. E il premio articolo 27, sì, è la novità, una delle novità di questo festival, un premio che vuole esplorare il tema, inferno e carcere, vendetta o rieducazione, alludendo appunto all'articolo 27 della Costituzione italiana. Questo premio, diciamo, è stato esplorato più dalla categoria video, E trovate meme, forse categoria anche video meno. e meme hanno in modo particolare affrontato questa tematica, a volte in Infatti, modo. Paolo Mutarelli, vedete, si collega dal carcere Esatto, è una scenografia fatta apposta all'interno del carcere di Regina Coeli. Per quello ho fatto un attimo dove. il parcheggio là a Trastevere, non è facile da trovare. Sì, dove lui è finito per aver giustamente malmenato una sera Agnese e continuava a prenderlo in giro, allora per percosse ripetute e aggravate da futili motivi Vero. è in carcere. Io per fortuna non c'ero quel Vero, giorno. ma tu lo raggiungerai presto, Silvia, che ti credi sì, è un premio che rimarrà anche per la prossima edizione che sarà fra un anno e che unirà questa declinazione Under 20 con il cosiddetto festival universitario dedicato agli universitari e ai professionisti giovani Under 30 del mondo dello spettacolo dal vivo e del cinema. E è un tema a cui teniamo molto. C'è stato anche un contatto col carcere di Padova, abbiamo un contatto con Re Bibbia qui a Roma, ma insomma è una cosa a cui teniamo perché è uno dei temi che poi Dante evoca, suscita anche a livello teologico, come sappiamo, certa teologia che
allude al pensiero che l'inferno esista ma è vuoto, e poi alcuni, una certa pubblicistica tra cui piace citare abolire il carcere del senatore Manconi, Luigi Manconi, che tra l'altro ha preso anche qualche voto nelle ultime elezioni a Presidente della Repubblica, ma questo suo testo, Abolire il carcere, ci ha molto colpito, e beh, è un tema anche pedagogico, insomma, è un tema che Dante, uno dei tanti temi che Dante evoca. E Paolo Allora, Mutarelli spera che il carcere sì, venga venga abolito e abolito. che lui possa tornare A malmenare per un Agnese. momento ho pensato, A anzi, cioè, menare Agnese. confermato, ma solo per Agnese, capito? Cioè, beh, vuoto l'inferno, tranne che per, sarebbe interessante. Allora, vedete la mia faccia che è Sì, qui ci ritornata proprio chiedono. giusto in tempo per la tua fine di discorso perché sono appena state pubblicate le foto. Probabilmente qualcuno ci metterà 2 secondi in più, 2 secondi in meno in base alla vostra connessione. Refresciate al loop finché non le vedete tutte sulla Facebook. Vai Silvia, scusa, scusa. Sì, ci chiedono proprio sui commenti quando verranno pubblicate le opere, quindi adesso Agnese, proprio un secondo Ebbene, fa. abbiamo appena pubblicato le opere della categoria video alle ore 21, tutte insieme sarà foto, il video. foto, foto. Le vogliamo Le mostrare? Io ho un computer foto. Hai qua. detto Video. Ho video? detto video. Io ho un computer qua davanti, se volete le C'è possiamo stata vedere, un'interferenza. Sì, far falle vedere, falle vedere, falle vedere, falle vedere. vedere. Allora, ditemi se si vede. Sì. Sì. Abbiamo prima foto. O anche, scusa, metto così che forse è meglio, ha ragione Silvia. Ok, per il momento è uscita solo questa. Si è caricato solo questa, ora arriveranno le altre a breve, ma questa, come potete vedere, è la prima foto del Festival Dante. E quindi, ragazzi, è iniziato ufficialmente il Festival Dantesco con queste Alle prime foto. 21 i meme, Alle giusto? 21 verranno pubblicati tutti quanti i meme e domani mattina, a causa purtroppo la corruzione di alcuni file video, li abbiamo dovuti ricaricare, Sì, quindi ma pubblicheremo. più che sì, c'è stata anche qualche problema proprio nell'invio, più che corruzione dei video. Sì, un paio di scuole hanno avuto difficoltà a caricare, insomma, qualche problema tecnico. Non siamo fiscali, ovviamente, non è che a mezzanotte del 31 marzo abbiamo chiuso i battenti che abbiamo, poi con la pandemia, insomma, tanti problemi, ma i problemi tecnici Sì, dell'invio di file firme contro spesso firme. pesanti, spesso pesanti. Quindi domani, diciamo, all'ora di pranzo verranno pubblicati tutti i video, a quel Esatto. punto Ma poi il ormai, piatto è servito, diciamo. la categoria video è vecchia, quindi concentratevi su queste nuove categorie, beh, foto e video che sono altre espressioni che. Con Paolo Pasquini proprio ieri abbiamo fatto una bella discussione su ciò che le foto evocano a volte, anche con strumenti semplici, anche lo stesso soggetto con colori diversi, può richiamare o soggetti apparentemente impensabili possono raccontare l'aldilà o una delle tematiche trattate da Dante in modo a volte inaspettato, con poco, vabbè, dai, questa è stata una persona seria, basta, ciao, finita qua. No, dai, C'è un fate sito, voi. ripartiamo dalla Golden Hour. C'è questo sito a cui noi abbiamo dato veramente la caccia, ma non siamo mai riusciti a parlare con nessuno. Però un paio di anni fa, o forse addirittura tre, credo sia ancora aperto, vero Agnese? C'è un sito bellissimo di una scuola di L'ultima Milano volta. che si chiama Fotografare la Commedia, con delle opere bellissime. Io avrò fatto 30 telefonate per inviare, non risponde mai. Faccio un appello, se c'è qualcuno di Milano che conosce questa scuola, perché quest'anno da Milano abbiamo avuto più di un contatto, no, vero Silvia? E quindi è stato irreperibile. C'è una volta, sono riuscito a parlare con una segretaria, qualcosa. Sarebbe bello riuscire finalmente a agganciarli.
Galeotti, oltretutto, di queste due nuove categorie sono stati chiaramente il settecentenario e la terza, giusto, edizione del Dante. Il 25 marzo, la giornata dedicata a Dante Alighieri, giornata mondiale di festeggiamenti mondiali. Il festival prevede che al concorso possa partecipare anche con opere ideate non esclusivamente per noi, ma che possono state essere create per altri. Il settecentenario, diversi sono stati i concorsi o le mostre, qui e anche in occasione del Dante di tante opere sono arrivate un pochino all'ultimo momento per questo, e soprattutto i meme. Era dall'anno scorso che i meme c'erano rimasti qui, dall'ultima edizione dell'universitario. Io ricordo proprio che dei finalisti, finito, noi avevamo citato così durante la serata un po' un passant il fatto dei meme, sono arrivati, hanno fatto fermati, o hanno sciorinato immagini di meme creati su Dante mentre stavano registrando. Ma, Paolo, anche tu senti Agnese un po' a scatti, o sbaglio? Secondo me è la febbre. Ecco, allora rinnoviamo la campagna, che ormai va avanti da 7 festival, di una colletta nazionale per comprare una connessione. Non dico buona, perché ora è anche la rotellina, cioè. Mi guardate male perché sto dicendo cavolate, o una connessione come potremmo chiamarla, Paolo? Non lo so, quasi sufficiente, minimo sindacale. Guardate, la fa anche la base. Il labbro tremante. No, ok. Neanche non si riesce questa connessione. Regala anche tu una connessione ad Agnese, ecco, potrebbe essere questa la campagna, o il 2 per 1000, non lo so, una cosa. Comunque questo è uno spazio anche per domande per i partecipanti, esatto. Soprattutto quindi uno spazio per il concorso, quindi da domani potete sia scrivere ovviamente, ma anche qui in diretta chiedere la parola o chiedere di essere chiamati su in video, e poi in realtà qui ci saranno le interviste ai concorrenti fino all'ultimo giorno, quindi per conoscere i partecipanti, chiacchierare con i protagonisti del concorso, che ovviamente sono le scuole, gli studenti, i docenti, gli esperti esterni, e insomma tutti coloro che hanno inviato così tante opere come mai ne avevamo ricevute. Sì, noi proprio mi ricollego a questo, Paolo, manderemo sul gruppo che abbiamo creato per i partecipanti al concorso Alta Fantasia un foglio drive con il quale potranno facilmente appunto prenotarsi per le interviste che faremo tutti i giorni fino alla fine del festival, qui, appunto festival, alle 19. Perfetto. Vabbè, io direi, ecco, abbiamo scaldato i motori, abbiamo ormai avviato la macchina delle opere, la pubblicazione delle opere. Oggi poi è domenica, diciamo da domani le rubriche fino a venerdì saranno le 4 rubriche quotidiane, e alle 19 sempre questo appuntamento Instagram, che è un po' come dire la piazza del festival, e dove commentare, insomma, conoscervi, ma anche fare domande e anche delle polemiche che tutti gli anni vengono sempre fuori, come tutti i festival che si rispettino, e quindi il punto festival delle 19 è anche un po' questo, insomma. Se non ci sono domande, non so se avete visto nei commenti qualcosa a cui rispondere. Allora, per ora tanti saluti, esatto. Salutiamo tutti e se avete domande, appunto, insomma, scriveteci quello che volete, però le polemiche le lascio a Paolo, se è più bravo a gestirle. Esatto. Non ho capito cosa devo gestire? Le polemiche.
Le polemiche, io sto in carcere, Silvia fra un poco mi raggiunge, quindi noi non possiamo proprio, abbiamo le mani legate, quindi non possiamo. Esatto. Va bene, allora salutiamo tutti, buon festival. Salutiamo tutti, ringraziamo, e da domani insomma il festival entra nel vivo. Buon festival a tutti. Buon festival a tutti.